E non poteva mancare anche il protagonista di questa gara 4, ma in realtà anche di tutta questa stagione, Francesco Vedetti. Franci, tu qui da 4 anni, due promozioni, ma anche due campionati interrotti col Covid. Questa avventura in RDR per te finora è stata montagne russe, ma questa sera direi che la gioia è infinita. Cosa ci dici? Sì, poi oltre al Covid, anche l'infortunio dell'anno scorso, diciamo che mi ha quasi ammazzato a livello psicologico. E sono molto contento, sono molto contento. È fatica in questi momenti trovare parole, però siamo stati veramente un gruppo incredibile. Abbiamo fatto, io me ne ero reso conto a Roseto quando eravamo a pranzo insieme, non prima delle partite, nei momenti vuoti. Ridevamo, scherzavamo, eravamo tutti, cioè ci prendevamo in giro a vicenda, cioè veramente si è creato un gruppo veramente incredibile, ma in questo gruppo fa parte anche lo staff, che di solito è una cosa che non succede, perché anche l'allenatore, il vice di solito rimangono sempre fuori, invece eravamo tutti lì, sempre uniti, sempre a punzecchiarci a vicenda, sempre a combattere insieme nel bene e nel male. E è stato probabilmente un viaggio veramente incredibile, perché quando succede, quando di comunque 29 anni, quando succede che hai 29 anni inizi ad avere un po' la maturità di capire certe cose, ti rendi conto un po' delle situazioni, quest'anno ce la siamo goduta veramente tanto. Chi vuole può fare domande. Francesco, credo che l'immagine emblema di questa gara 4 sia la tua difesa, sonorosa a un certo punto quando Ho fatto un po' di sei rimasto cinema, lì tosto. eh. Io ho fatto un po' di cinema. Con rispetto nei suoi confronti, che dopo, tra virgolette, gli ho chiesto scusa a fine partita, ma lui aveva capito, perché mi ha detto fa giochi in casa, e io ho detto se giocassi contro Pinco Pallino, una roba così non la farei, te sei Valerio Amoroso, io sono Francesco Vedetti che non mi conosce nessuno, è normale che mi gaso ancora di più. Però lui ha capito subito, mi ha detto guarda non c'è problema, ti faccio i complimenti, quindi anche lui personaggio veramente, persona veramente super, non lo devo dire io, però comunque l'ha riconfermato. E sì, secondo me, poi per come sono io come giocatore, parto tutta la difesa, è quello che mi chiede Mattia, è quello che chiedeva la squadra, è quello che. Però stasera secondo me abbiamo dato tutti, perché dietro siamo stati veramente, veramente incredibili, secondo Stagione della caccia si apre ufficialmente me. No, adesso è stagione del beach volley, adesso mi domani. aspettano al mare, mi hanno fatto una testa così che vengono a vedere, mi fa devi vincere perché dobbiamo giocare al beach volley, adesso da domani mi fa stagione del beach volley. E delle grigliate a spiaggia. Sì, sicuramente mio fratello che si è fatto male, ha avuto un brutto infortunio, e essendo l'infortunio da cui sono passato io è una cosa che mi tocca molto, in primis perché è mio fratello, e seconda perché è una cosa comunque importante. E poi a tutti i miei amici che mi hanno supportato, perché non supportato, ma proprio sopportato. Perché comunque è tosta starmi accanto quando ho bisogno, pre-partita, la sera, il giorno prima, andare a mangiare fuori con gli amici, tutti sempre ben disponibili, quando al palazzetto, anche stasera, sempre presente, nonostante avessimo perso gara 3, comunque una domenica pomeriggio devi sempre in mezzo a questo caldo venire a vedere la partita. E per me, sai, quando sei piccolo c'hai i genitori un po' come punto di riferimento, e adesso sono diventati, oltre ai miei genitori, che stasera sono venuti, sono orgogliosissimo di loro. E anche il fatto di avere degli amici veri con la maiuscola, che comunque quando durante la partita vedo che soffrono con me, e dopo che abbiamo perso gara 3 tutti mi scrivono i messaggi, tutti mi chiedono come sto, tutti cercano una parola giusta per farmi star su, questa per me è una cosa veramente molto importante. Ultimissima, quando avete capito che si poteva veramente fare questa 2, cioè quando hai capito che questa 2 non si può più scappare, dopo le 2 di Roseto, già da Faenza, 2 supplementari, perché se ne parla dall'estate scorsa, però un conto è parlare, un conto è avere la consapevolezza che. Allora, io sinceramente mi sono sempre un po' distaccato, nel senso che portavo segnare sempre un po' scaramantico quando tutti dicevamo dobbiamo vincere, e allora la serie con Faenza secondo me ci ha unito veramente molto, per come si sono comportati loro, comunque una squadra molto aggressiva che ci ha messo molto le mani addosso. Secondo me eccessive cose mediatiche che sono venute fuori contro Tommaso, però quello lì fa parte un po' del Sì, cinema dei sono playoff. andati Sì, comunque loro poi alla fine ci hanno dato la mano, tutti rispettosi, e secondo me col loro modo di giocare aggressivo ci hanno compattato ancora di più, e il frutto di quelle due partite lì a Faenza è stata la vittoria delle due partite fuori casa a Roseto, perché a livello fisico eravamo in una situazione veramente di. Avevamo alzato veramente molto l'asticella.
Però nella mia testa è stato quando, dopo che abbiamo perso gara 3, mi chiama, mentre torno a casa, mezzo disperato, mi chiama mio fratello e mi dice: Franci, comunque anche lui due campionati li ha vinti e due playoff li ha giocati. Fa: Franci, guarda che gara 3 si perde. Fa gara 3 dopo che hai vinto gara 1, gara 2 fuori casa, si perde. Stai tranquillo, fa non perdere la testa. Poi, dicevamo anche prima in spogliatoio, abbiamo visto che anche Milano, dopo che ha perso quella partita lì a Bologna, ha fatto una partita così in casa e lì si è accesa un po' la lampadina, però poi alla fine devi sempre entrare in campo e farlo, capito? Secondo me noi stasera stati veramente, veramente impeccabili dal punto di vista difensivo e nonostante Roseto è una squadra, secondo me, gli faccio complimenti perché non ha mai mollato, mai. Anche gara 3 comunque hanno sotto di 8, non ha mai... Ci hanno dovuti arrivare alla fine, all'inizio del quarto quarto, più 20 e dopo i primi 2 minuti allora hanno mollato qualcosina, però anche loro complimenti, è stata una squadra veramente cazzuta, però stasera ce la siamo meritata. Grazie a Francesco. Grazie a tutti. Allora, noi rimaniamo. Grazie Franci. Grazie a tutti.